Per cui chiedo adesso al professor Palma di introdurci in quello che per noi è la riflessione dovuta come giuristi a questo che è il diritto dovere della memoria. Allora, rassegnatevi, un paio di giorni e la cosa sarà ampiamente completata. Previsto che da buon singolo dopo c'è l'aperitivo, per cui dovranno mangiare, non mi vanno a far spesa. No, invece voglio aprire il mio brevissimo intervento con una parentesi, come faceva Joyce, stimolata dall'intervento del dottor Martinelli. Quando vinsi il concorso a professore ordinario, aveva 39 anni, mio padre mi guardò e disse: bravo, così potrai continuare a perdere tempo leggendo i libri. Non aveva tutto i torti. In realtà questa parentesi mi serve per introdurre il tema della memoria, perché questo ricordo ancora oggi mi accarezza l'anima e mi fa anche un po' sorridere. In fondo c'è la tenerezza della memoria. Che cos'è la memoria? La memoria è il presente, il passato, il futuro, che è compresente nella nostra identità e la costituisce. Quando veniamo privati della memoria, siamo espropriati della nostra umanità. Guardate, è un'esperienza drammatica che io ho fatto con un mio familiare che è malato di Alzheimer, che non si riconosce più allo spirito. Si guarda allo specchio e dice: chi è quella signora? Allora, la memoria è una cosa molto seria, che può essere scomposta in una serie di campi argomentativi, cioè diritto alla memoria e obbligo della memoria. Si tratta di cose diverse. Il diritto alla memoria è delle vittime, l'obbligo della memoria è per tutti gli altri, degli oppressori, però anche dei successori, di coloro i quali hanno il dovere di tributare l'omaggio alle vittime per il danno che hanno subito nella loro umanità. Tra poco avremo il giorno della memoria, però oggi è il giorno della formazione, della educazione. Beh, il diritto alla memoria, è stato detto prima con grande autorevolezza, si costituisce formandosi al ricordo e conoscendo la storia. E purtroppo oggi siamo tutti assati nella contemporaneità. Per i miei studenti, Tutankhamon e Napoleone sono assolutamente la stessa cosa. Perché? Perché non c'è prospettiva storica, perché sono tutti intrisi di attualità. Questo è il peggior danno che possiamo fare alle vittime della violenza. Immergerci nella nostra attualità e non pensare che la nostra attualità è costituita dal dolore di intere generazioni. Questo significa diritto e dovere alla memoria. Questo libro ha un fascino particolare perché ha un approccio minimalista e però nello stesso tempo intriso della solennità della quotidianità. Non parla della grande storia, però anche qui che significa grande storia? La grande storia è tale perché si scompone nel danno che tutti ne ricevono. Cioè questi grandi eventi entrano nella vita di tutti noi e sconvolgono la vita di tutti noi. Questo è l'approccio fondamentale di questo libro. Quindi racconta della storia di piccoli uomini, i quali però diventano grandi uomini, in qualche caso anche grandi eroi, i cosiddetti giusti, perché si sono trovati in un crocevia della storia. Ne hanno tratto danno, ma in fondo anche giovamento, e questo giovamento consiste nel fatto che la loro umanità è diventata più grande. Ecco, io penso che questo sia il contributo principale di questo libro alla riflessione che ne può trarre il lettore.
È un libro inteso di umanità, di amore, di sofferenza, di gioia. Come ha detto bene la collega Anna, in fondo è aperto alla speranza. Si può sintetizzare nella frase che diciamo noi a Napoli, cioè più nero della mezzanotte non può venire. Ed è in fondo, detta poi in dialetto è bellissima, più nero della mezzanotte non può venire. Perché ti accarezza, no? Nel senso che ti dice, vabbè, allora pensiamo al domani. Però pensare al domani non significa dimenticare, perché se dimentichiamo, il domani sarà perfettamente uguale al passato. Ci saranno altri morti, altre vittime. Vedete, l'Olocausto si connota per una sua profondissima irragionevolezza. È stato detto prima, i tedeschi si preoccupavano di garantire l'assistenza medica ai bambini del ghetto di Varsavia, che però erano già stati condannati a morte nella loro prospettiva. Ed allora questa ragionevolezza dell'irragionevolezza ancora oggi mi fa pensare, ne parlava già Anna Arendt, sia chiaro, però l'essere umano come fa a diventare così? Questa è la vera domanda. E la risposta sta soltanto ricostruendo i fili nascosti e interrotti della storia dell'uomo. Solo così possiamo avere un minimo, o ritrovarci in un minimo di senso, e capire che la nostra umanità si riconosce solo nella speranza di un futuro. Ecco, io qui mi fermo perché ci sono altre cose da fare, tra l'altro dobbiamo anche, soprattutto ascoltare anche il violinista, oltre naturalmente a Pedaggio. Però, riflettiamo, reagiamo ai tentativi di negazionismo, perché il negazionismo non è un'opzione intellettuale o culturale. Lo si difende spesso dicendo è una scelta intellettuale, è una dimensione culturale. No, il negazionismo è una rinnovata forma di rimozione crudele del dolore e della sofferenza. E allora siamo tutti consapevoli che il male c'è stato, il male ci sarà, e però lo possiamo combattere con l'anticorpo della memoria, mai cadendo nell'oblio, mai cadendo nell'oblio. Grazie. Ivos, sei pregato di omaggiarci ancora del tuo talento, e abbiamo deciso in questa edizione di dare poco spazio all'autore, perché l'autore parla con il libro, ma anche perché l'autore resta con noi, quindi dopo chi ha possibilità e tempo di intrattenersi per la pericena avrà possibilità di parlare con Titti, di farsi autografare il libro, di fare a Titti le domande che forse in pubblico non si ha il coraggio di fare. Dopodiché, dopo l'esecuzione di Ivos, vorrei ricordare che abbiamo anche in platea molti insegnanti, saluto Pierpaolo Segneri, e quindi poi voglio una testimonianza del lavoro che è stato fatto nelle scuole con questo libro, e quindi abbiamo... io direi, c'era stato Marzia Zini, ci proponeva di leggere dei brani, io direi di non svelare troppo, perché secondo me stasera abbiamo già anticipato molto di quello che è il sapore di questo libro, quantomeno lo stile del libro, la modalità, il ritmo del racconto, è bene che lo scopriate acquistandolo e leggendolo. Sento già un fermento di pubblico che annuisce, capisco anche che l'ora ci impone di avvicinarci al break, però intanto ascoltiamo Ivos, poi comunque Marzia ci dà un accenno, e poi se vogliamo fare memoria veramente, non soltanto con le parole, io direi di accogliere questa opportunità. Titti, scusami se sbaglio, scusatemi, ma i relatori stasera siete più disciplinati, scusa, non so.
No, se non ho capito male, hai un'intervista di Irene e quindi facciamo memoria proprio rivedendo Irene Sandler, che è morta nel 2008, e quindi accogliamo questo prezioso regalo, perché il libro possiamo avere modo di assaporarlo comprandolo e soprattutto facendo le recensioni e auspicando anche che vada in finale. Facciamo un passo alla volta, no? Che arrivi in finale e poi vediamo anche di incrociare le dita per la vittoria. No, dottoressa Caini, se ti do il microfono a te, no, non lo riusciamo più. Igos, per favore. Solo una cosa, ti prego, permettimi, perché va a favore della comunità ebraica. Certo. Volevo fare questa sottolineatura di buon auspicio, l'avrei voluta fare a Ruth Dureghello. Come noi abbiamo avuto Nilde Iotti, la prima donna presidente della Camera dei Deputati, come noi abbiamo avuto la prima donna, Alberti Casellati, prima donna in Senato, così la comunità ebraica ha dato spazio alle donne, per la prima volta in assoluto ho avuto conferma da Cosimo Ferri, perché non volevo fare una gaffa, anche se ho conosciuto molto bene, negli anni pacifici Moscati, soprattutto Moscati, la cui moglie, ci tengo a ricordare, defunta purtroppo per un tumore, essendo lui anche medico, oncologo di grande fama per la comunità ebraica, il mio grande amico, è lei che ha fatto grande il museo della Shoah che avete, e anche l'altro mio amico che abbiamo, perché abbiamo... basta con sì, questo però, noi, voi, no, per voi, favore, però, siamo insieme a comunità. Lo so, per estate, la Patrizia, moglie di Moscati, grazie. È l'ultima cosa, guarda che tu ti dire... trattieni per l'aperitivo. Sì, ma questo è un auspicio da parte di tutti, credo. Aiutatemi, applauso e aiutatemi. Che lei conosce, ha presentato Ciceraccio col duo Pacifici. Bene, grazie. Comunque mi permetto, Cesare, di comunque enfatizzare il fatto che noi abbiamo il Museo della Shoah, noi abbiamo una presidente donna a capo della comunità ebraica, siamo una comunità con le nostre ben fatte diversità. Quindi andiamo. Thank you.